È durato circa 3 ore, ma alla fine il vertice di questa mattina fra Comune, IRAS e tecnici della regione ha prodotto il risultato. A meno di 2 nuove, non impossibili retromarce o puntigliose obiezioni, la roadmap per il salvataggio della casa di riposo IRAS sembra essere matura. L'intesa raggiunta nel summit della sala consiliare di Palazzo Nodari prevede la chiusura dell'accordo di programma fra Comune di Rovigo, Regione Veneto, IRAS, ATER e ULS 5 entro il mese di maggio. Cane ucciso a fucilate taglia sulla testa del cacciatore. 3.000 euro li ha messi a disposizione di chi fornirà informazioni utili ad identificare chi ha sparato a Pepe, la famiglia proprietaria dell'animale. Altri 1.500 li aggiungerà Fabio Benetti, titolare dell'omonimo agriturismo rodigino. È di 4.500 euro la ricompensa per chi aiuterà la famiglia di Anguillara Veneta a fare chiarezza su chi ha sparato al loro cucciolo, uccidendolo. È stata presentata questa mattina in Comune a Portoviro la prima tappa del circuito podistico in programma per martedì 25 aprile nella città bassopolesana, il ritrovo per la podistica tra i canali del Doce. Valida come 11ª edizione dell'omaggio alla Serenissima è fissato alle 8 con partenza alle 10. La competitiva si articolerà su una distanza di 9 km. La camminata sarà lunga esattamente la metà. Un'ottima occasione per coniugare sport e turismo. Complimenti agli organizzatori. Il commento dell'assessore allo sport Michele Capanna. Adrenalina a mille, ultime prove prima di esibirsi davanti al pubblico e alla giuria del Premio Teatrale Tomeo 2023 nei weekend dal 29 aprile al 27 maggio sui palcoscenici di Lendinara, Badia Polesine, Taglio di Po e Loreo. Sono 13 gruppi scolastici ed extrascolastici di bambini e ragazzi dai 6 ai 20 anni di età che parteciperanno al Premio Tomeo. Altri 3 gruppi giovanili presenteranno i propri lavori fuori concorso, una novità dell'edizione 2023. Il programma integrale della Kermesse è stato presentato questa mattina in provincia. Il Porto Tolle fa triplete dopo campionato e trofeo Polesine, fa su anche la Supercoppa ACM Andreotti nella finalissima davanti ai 400 tifosi dello stadio Cavallari. Superati per 2-1 i rivali di tutta la stagione dell'Arianese, i ragazzi di Andrea Piombo terminano così da imbattuti la stagione, mettendo a ruolino la 33esima gara senza KO.